abbiamo in collegamento in diretta Maria di Medjugorje, che ci riferisce il messaggio della Regina della Pace di oggi, 25 settembre 2020. Ciao Maria. Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria e grazie a Dio anche oggi la Madonna ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, sono con voi così a lungo perché Dio è grande nel suo amore e nella mia presenza, figlioli, vi invito a ritornare a Dio ed alla preghiera. La misura del vostro vivere sia l'amore e non dimenticate, figlioli, che la preghiera e il digiuno operano miracoli in voi e attorno a voi. Tutto ciò che fate sia per la gloria di Dio e allora il cielo riempirà il vostro cuore e la gioia a voi sentirete che Dio vi ama e manda me per salvarvi, voi e la terra su quale vivete. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Gospana mi dà la poruku. Kaosakog 25, Iovok 25, Gospana mi rekla ovako, draga djeco, s vama sam ovoliko dugo, jer Bog je velik u svojoj ljubavi i u mojoj prisutnosti pozivam vas, dječice, vratite se Bogu i molitvi. Mjere vašeg življenja nek bude ljubav i ne zaboravite, dječice, da molitvom i postom molitva i post čine čudesa u vama i oko vas. Sve što činite nek bude na slavu Božju, a onda će nebo ispuniti radošću vaše srce i vi ćete osjetiti da vas Bog ljubi i mene šalje da spasi vas i zemlju na kojoj živite. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Mare, questo messaggio, come dire, è molto luminoso, è molto incoraggiante, cioè come se il cielo si aprisse e facesse scendere la sua luce, il suo amore qui sulla terra, insomma, non c'è nulla che, come dire, è tutto molto incoraggiante, ecco, questo mi pare il taglio del messaggio. Per me è bellissimo perché la Madonna dice, sono con voi così a lungo, perché Dio è grande nel suo amore. Per dire, Dio ha mandato la sua sposa, la sua madre, Gesù, per aiutarci, a salvarci, ma anche dirci che non ci dimentica, soprattutto in questi momenti difficili. Dio è con noi e dobbiamo essere coscienti di questo. E questa è la cosa bellissima, che io considero che è un dono la presenza della Madonna. Ma non soltanto per noi, ma per il mondo intero. Se anche noi non siamo coscienti, Dio con suo grande amore vuole aiutarci, salvarci, guidarci verso cammino, verso la vita eterna. E ha mandato chi meno che la sua madre, sua sposa, per dirci che Dio è amore e con questo grande amore ci dà la presenza della sua e nostra madre. Che la Madonna è quella che ha calpestato la testa al diavolo e noi preghiamo e speriamo e crediamo che anche in questa pandemia, in questo momento di confusione, in questo momento difficile dove c'è diciamo incertezza, dove c'è incredulità, la Madonna vuole schiacciare questa incredulità e portarci verso Dio, verso riempirci con la sua presenza del cielo, riempirci di gioia, riempirci di amore verso Dio e verso tutto ciò che Dio ha fatto per noi. Maria, però mi ha colpito molto il fatto che la Madonna in alcune occasioni in passato, in alcuni messaggi, ha detto che lei aveva ottenuto da Dio la grazia per stare così a lungo con noi, cioè ogni volta l'ho chiesto a Dio, insomma, anche lei ha chiesto, ha voluto questa sua lunga presenza.
Ma la Madonna nel tante occasioni ha detto: Dio mi ha permesso di essere in mezzo a voi. Ecco. Questo è per me mi ha, dà una tenerezza immensa, perché nel tutte le occasioni noi vediamo che la Madonna è collaboratrice, è corredentrice, la Madonna è la mano allungata verso questa povera umanità che ha bisogno tanto di Dio. E questa è la cosa che è bellissima e mi dà tenerezza anche perché la Madonna è questo momento ponte tra cielo e la terra, tra questa povera umanità e quella umanità che è trapassata, che è andata nella vita eterna. E questa è l'opportunità per noi, diciamo, anche attraverso la Madonna di avvicinarci a Dio, ai sacramenti, alla preghiera, al digiuno, alla penitenza, soprattutto a quell'amore, perché la Madonna ci ha detto stasera, la misura del vostro vivere sia l'amore. E penso che anche noi, che soprattutto che diciamo che stiamo vivendo Medjugorje, messaggio di Medjugorje, se tante volte non siamo buoni testimoni, significa che non abbiamo davvero abbracciato il messaggio della Madonna. E per questo la Madonna vuole che la nostra misura sia come quella misura che lei ha verso di noi. Immenso amore, per questo è in mezzo a noi. E noi verso il nostro prossimo, come Gesù ci ha chiamato, ama tuo prossimo come te stesso. E noi siamo qua a modo speciale di essere quell'amore, quelle mani allungate che la Madonna ci chiama, di essere nel mondo e per mondo. Senti Maria, ormai andiamo verso il 40° anno, sono le più lunghe apparizioni della storia cristiana, sono queste, poi con così tanti messaggi, la Madonna si è fatta per noi madre, maestra e guida di 2 o 3 generazioni ormai. E questa lunga presenza, secondo te, a che cosa è dovuta? Per quale motivo c'è questa sollecitudine di Dio e di Cristo, di Gesù, da inviare sua madre tutti i giorni per così tanto tempo? Qual è secondo te la ragione? Ma padre Livio, chi poteva immaginare? Immagina, noi che eravamo bambini su un piccolo villaggio, chi poteva, poi tutti i maltrattamenti che abbiamo vissuto, per dire, io mi ricordo sempre quando ci hanno portato, ci hanno preso come pezzi di legno, come sacco di patate, ci hanno sbattuto dentro come si chiama, ambulanza e ci hanno portato nel manicomio, ci hanno spaventato, ci hanno portato come si chiama, quel posto di morti, per Sì. dirci, per spaventarci. E io oggi mi chiedo se c'è un bambino di 10 anni come Jacob, come reagirebbe nel quel tempo, con comunismo, eccetera. E la nostra reazione era un amore immenso che abbiamo avuto verso la Madonna, che la Madonna ci ha dato, che eravamo coscienti e siamo andati avanti. E questo amore, quando una persona sente nel suo cuore, a quel punto è capace di fare miracoli. E la Madonna proprio questo ci sta chiamando. Io dico, noi che abbiamo resistito, era comunismo, era questa maledetta ideologia senza Dio, oggi chi poteva immaginare che arrivavano questi tempi? Ma la Madonna probabilmente è la donna del futuro, la donna che lei vede già avanti, perché lei vede dal paradiso. Lei è quella che sa molto bene la nostra situazione, non soltanto fisica, psichica, non soltanto questa povera umanità che sta andando contro Dio, senza Dio, nel buio, che stiamo camminando come ciechi. E la Madonna, con immenso amore, ci sta guidando. E io dico, queste ideologie che abbiamo vissuto, sono passate, e anche questa incredulità, questa ideologia maledetta, io dico come maledetta ideologia del comunismo e frutti del comunismo, tanti morti, tante persone che non hanno avuto tomba dove piangere perché lì sono stati sepolti chissà dove, ammazzati,
e ancora oggi nelle nostre zone trovano le persone che prima di morire dicono che erano comunisti e dicono non posso morire prima di dire dove abbiamo ammazzato la persona, dove è la tomba, eccetera. Così ci sono scoperte ancora oggi. Così anche dentro di noi questa situazione che è oggi, questa ideologia che ci stanno mettendo confusione, che non capiamo chi siamo, se siamo uomo o donna, se siamo madre o padre, perché sembra che dobbiamo vivere qua sulla terra 1000 anni. Invece, come dice Santa Scrittura, per quelli più robusti 80, meno robusti 70, per dire, o 90, non mi ricordo più. Ma Va bene. dico, con Dio o senza Dio? Per dire, povera vostra vita, povera nostra vita che se senza Dio, perché saremmo disperati. E la Madonna è venuta per darci, lei ha detto stasera, tutto ciò che fate sia per la gloria di Dio. E allora il cielo riempirà il vostro cuore di gioia e voi sentirete che Dio vi ama. Per dire, una persona che sente che Dio la ama, sente la gioia. E questa è la cosa bellissima con la presenza della Madonna. Io dico, sentire dentro il nostro cuore questa gioia che Dio ci dà, che Dio riempie il nostro cuore. E quante persone che hanno avuto vocazione sono diventati consacrati o consacrati, sacerdoti, le suore, anche frutto di incontro con Dio. Oggi lo vediamo che il Signore li chiama ancora oggi e sprizzano, esprimono una gioia, un entusiasmo che tu dici: ma com'è possibile che ci sono queste anime così belle in questo mondo così confuso, così ignorante, così siamo diventati tante volte come le bestie, ma ci sono, grazie a Dio, le persone sante. E la Madonna ci chiama anche oggi alla santità, ci sta chiamando di cominciare a misurare quella misura che è grande, è l'amore di Dio, amore che abbiamo verso Dio. E penso che cielo ci ringrazierà anche per i nostri sacrifici, per i nostri digiuni, per le nostre piccole cose che tante volte chiamiamo rinunce. Senti Maria, mi ha molto colpito il fatto che in due messaggi, diciamo di pochi, lontani pochi giorni, quello di Ivan il 19, la Madonna ha detto: se non pregate non sentirete il mio amore. E qui oggi, dopo pochi giorni, la medesima cosa, cioè ci dice che appunto dobbiamo pregare per sentire che Dio ci ama. Cioè, mi ha colpito molto questo fatto, che se noi sentiamo l'amore di Dio, vuol dire che la nostra preghiera è sterile, è vuota, è esteriore, o mi sbaglio? Sì, purtroppo tante volte è così. La Madonna ci sta chiedendo, questo, a me è colpito moltissimo, questo amore che la Madonna dice, ci chiama sull'amore, per dire anche noi che abbiamo abbracciato il messaggio della Madonna, ma se non lo facciamo con amore, se non è amore quella spinta verso Dio, verso sacramenti, verso la Santa Messa, verso la preghiera, a quel punto tutto diventa, come si chiama, come un succo senza gusto, come una rosa senza profumo. E la Madonna invece ci vuole dire di sentire, di pregare affinché sentiamo questo profumo di paradiso. E questo significa non pregare perché ah, io ho bisogno di questo, io sono malato, io ho questo, ma per dirci la vita è corta, approfitta di questo tempo perché paradiso ci aspetta. Senti Maria, ormai praticamente in ogni messaggio in questi ultimi mesi la Madonna ripete questa frase: figlioli, vi invito a ritornare a Dio e alla preghiera. La ripete in ogni messaggio. Forse non l'ascoltiamo perché continua a ripeterlo, ma la mia impressione è
che occupati come siamo dalla nostra salute, non ci dimentichiamo della salute dell'anima. Sì, questo è il problema, questo è un problema serio, perché anche la terra e le cose terrene ci attirano, ma che diventa la cosa più importante. Io dico, va bene avere la macchina, perché così non possiamo andare lontano, invece con la macchina arriviamo lontano, come noi quando andiamo a Medjugorje, è un viaggio, e con la macchina è un viaggio lungo. Immaginate senza la macchina se andiamo a piedi come una volta. Ma stesso momento, io credo profondamente, se noi cominciamo a attaccarci a queste cose materiali, alla macchina, alla casa, alle cose, ai vestiti, eccetera, alle mode, a quel punto la nostra, come si chiama, la nostra anima perdiamo sempre di più la sensibilità, come una persona che va a confessarsi, si confessa e diventa sempre più fine. Certo. Poi comincia a sentire santità, come da noi, ad esempio a Medjugorje, una cosa che ha fatto il nostro ex vescovo, quando hanno detto di chiudere le chiese, lui ha detto no, aprite le chiese, fate più messe, con meno gente, non lo so quante persone andavano durante tutto Covid. E tantissimi sacerdoti, e io ho parlato proprio con padre Miro, che è una vocazione di Medjugorje, lui è di Medjugorje, della parrocchia di Medjugorje, ma anche con scritto con me, con Ivan e la Mirjana, ma eravamo anche a scuola insieme, e lui mi ha detto la mia esperienza durante questo tempo di Covid è stata bellissima, perché io di più dov'ero? In chiesa. Cosa facevo? Pregavo. E la gente quando arrivava si confessava, perché la cosa bellissima di trovare sacerdote dentro la chiesa e poter dire mi posso confessare. Perché la chiesa era tutta per me, per noi, per dire. Purtroppo questa situazione non è stata in Italia uguale, perché hanno chiuso le chiese e tante altre parti dove per mesi le chiese sono state chiuse e era un pericolo. E anche noi abbiamo sentito, io penso che tutti noi abbiamo sentito quella nostalgia, quel bisogno di stare nella chiesa. Perché noi siamo la chiesa, la Madonna già da primi giorni ci ha detto che la chiesa non sono le costruzioni, la pietra sopra pietra, ma siamo noi. E per questo la Madonna anche stasera dice che l'amore di Dio è grande, e anche attraverso la sua presenza. E la Madonna vuole dirci, voi siete quelle vive pietre, voi siete quelle pietre di amore verso la vostra famiglia, verso i vostri vicini, verso le persone, che voi siete la Chiesa. Anche nel posto di lavoro, Maria, nell'ospedale. Credo che dobbiamo anche aiutare i nostri parroci, le nostre parrocchie, cioè dobbiamo rivitalizzare la Chiesa, dobbiamo, come dicevi bene, tu siamo tutti pietre vive, e in questo momento la Chiesa, dopo il Covid, è rimasta un po', diciamo, disertata, adesso dobbiamo di nuovo, ritornare, perché la Chiesa è la casa di Dio, come ha detto la Madonna in un bellissimo messaggio dei primi tempi. Esattamente, esattamente. E la cosa che è bellissima, che una persona, come io mi ricordo sempre, bellissima esperienza di curato Dar, che tante persone erano curiose perché lui stava tanto in chiesa e non era un uomo intellettuale, e gli dicevano, ma quale preghiere stai facendo per così tante ore? E lui diceva, io lo guardo, lui mi guarda e mi basta. Per dire, quando uno è innamorato di Dio, anche quel sguardo è sguardo di amore, sguardo di complicità, come una fidanzato con la fidanzata, si guardano, non hanno tanto da dire. Così anche noi con Dio, se abbiamo questo amore, se abbiamo sperimentato questo amore di Dio, anche tante volte, sì, la Madonna ci chiede che preghiamo giorno e notte,
ma anche quel momento di dire tu per tu con Dio. E questa è la cosa importantissima. E dove facciamo questo tu per tu? È proprio nella Chiesa. Senti Mario, c'è una frase che a me piace tanto, anche perché andandomi giù fin dall'inizio quasi ho visto quanto è vera, però vorrei che tu mi dicessi, Maria, ma tu dopo 40 anni sei in grado di poter dire che è vero che la preghiera e il digiuno compiono miracoli? L'abbiamo sperimentato, Padre Livio, ma non solo una volta, tante volte, in tante situazioni abbiamo sperimentato. Soprattutto, io dico, primi anni, la risposta di popolo, diciamo, di croato e anche di Medjugorje, eccetera, e intorno, era risposta 100%. Io mi ricordo anche casa nostra, la nostra casa, gente arrivava e noi ci guardavano per vedere come siamo, sembrava che eravamo la specie particolare e noi eravamo le famiglie semplici. Io mi ricordo, arrivato un direttore di Glasconsila, che era un sacerdote, Gil Cocusi si chiamava, mi sembra, e lui diceva: ho parlato con uno dei veggenti e ho visto nel suo parlare Vangelo in semplicità. E io credo che anche noi oggi dobbiamo non parlare, straparlare, ma con la nostra semplicità della vita, con il nostro amore e con anche credibilità, che diciamo che anche se le persone che conosciamo, che hanno bisogno, anche con questo nostro rinuncia, digiuno e preghiera, di credere che per Dio è possibile e Dio fa miracoli. E noi l'abbiamo sperimentato tante volte, la Madonna ci ha chiesto le novene dal gruppo di preghiera della montagna, o quando andavamo, io mi ricordo con Padre Slavko che lui era cristocentrico, poi è arrivato a Medjugorje perché lo hanno mandato di controllare noi. Poi lui si è innamorato della Madonna, è diventato innamorato. E quello proprio che esperienza attraverso Maria a Gesù, lui ancora di più attraverso la Madonna. Prima era Gesù, ma ha scoperto la Madonna, ha studiato in Germania, ha scoperto poi la Madonna e suo grande amore. E tantissime volte andavamo su Križevac ogni giorno, soprattutto durante il tempo invernale, quando c'erano meno pellegrini e noi avevamo più tempo. E io mi ricordo quelle preghiere, quei digiuni, quelle piccole rinunce, quei sacrifici, perché era freddo. Io tante volte, quando ero sulla collina della croce, ero magra, ero piccolina, eccetera, dicevo, arrivava la bora, prima o poi questa bora ci prende, ci porta chissà dove, ci sbatte a qualche parte, perché la bora a Medjugorje quando comincia è davvero forte. Ma lo abbiamo fatto sempre con tanto, tanto amore e il Signore sempre ha risposto. Ma anche se non era quello che noi volevamo, se era diverso, ma noi trovavamo la risposta, che risposta era buona, era giusta, ma anche se non era come il nostro programma, ma era la volontà di Dio, perché lo accettavamo e dicevamo anche tante volte pregando per una persona che poi noi pregavamo che viveva. Invece questa persona è morta, ma poi abbiamo detto, ma è andata in paradiso. E questo ci dava la gioia, come anche stesso Padre Slavko, quando è morto, era giovane, era amico, era sacerdote, che è diventato sacerdote delle nostre famiglie di veggenti, che veniva ogni giorno quasi. E poi improvvisamente la Madonna l'ho preso. E io mi ricordo marito di Vizca, che quel tempo non era marito di Vizca, ci siamo visti e lui con una tristezza nel cuore mi ha detto: Padre Slavko è morto, non posso credere. E il giorno dopo era 25, perché il 24 novembre Padre Slavko è morto, e il giorno dopo ha detto la Madonna: vostro fratello Slavko è nato in cielo. A quel punto la nostra gioia non finiva, per dire lui è salvo, lui è con la Madonna è con lui. E per noi si è, come si chiama, la tristezza
è diventata gioia, nonostante che eravamo tristi, eravamo anche dentro il nostro cuore arrabbiati con Dio perché l'ho preso, perché era nostro amico, ma abbiamo visto che il Signore in realtà ci sta, come si chiama, togliendo tutte le nostre attaccature, dove siamo attaccati sulle persone, su queste cose terrene, eccetera. E tante volte ci spoglia anche delle amicizie, come era l'amicizia profonda e bella di Padre Slavko per noi veggenti. Ma il Signore ha voluto proprio anche prenderlo per dirci, sicuramente per noi è un santo che adesso intercede davanti la Madonna per noi, davanti Gesù per noi e per le nostre famiglie, ma allo stesso momento, quando pensi razionalmente, dice era ancora giovane, poteva ancora dare, ma sappiamo che adesso può dare di più. Senti Maria, comunque hai detto bene, tu se dovessimo raccontare i miracoli che Dio ha compiuto nei cuori e poi nel mondo, poi in tante vicende quotidiane, è una cosa incredibile, però la cosa che mi colpisce di più è proprio questo miracolo, cioè dopo 40 anni la Madonna è presente, la sua luce si diffonde nel mondo, le conversioni sono innumerevoli, molti perdono la fede ma molti la guadagnano, la Chiesa si rafforza grazie a questa apparizione, a questi messaggi, conserva la fede, cioè poi il miracolo di guarigione anche fisica, le fede ricostruite, cioè dovremmo aprire gli occhi di fronte a questi miracoli che la Madonna compie e poi veramente se preghiamo la Madonna li compie, come quando la Madonna ha detto questa guerra durerà, dipende da quanto pregate. Questo mi ha sempre molto colpito, sono i miracoli che la preghiera compie nel mondo, oltre che nei cuori. È vero, perché ma la cosa è sempre una cosa bellissima, cosa che mi colpisce sempre che la Madonna durante tutti questi anni mai si è stancata di noi, sempre ci ha imitato con grande amore, con grande costanza, anche messaggi che la Madonna ha cominciato a dare all'inizio per la parrocchia di Medjugorje, dopo per tutti quelli che vogliono vivere messaggi, dopo la Madonna ha chiesto pregare per lontani, la Madonna anche oggi ha tante volte con le apparizioni straordinarie, con messaggi straordinari, ci sta dicendo sono con voi, state tranquilli, sono con voi. E la Madonna con questo immenso amore che ha, anche oggi ci ha detto sono con voi così a lungo perché Dio è grande nel suo amore. E con questo amore immenso che Dio ha verso l'umanità, non vuole dirci che vuole aiutarci, vuole salvarci e per questo usa anche questa, diciamo, amo che è la Madonna, perché la Madonna è donna come tutti noi, è la madre come tutte noi madri, la donna è sensibile, la Madonna è quando cominciamo non soltanto la stella del mattino, la stella che ci guida nel questo cammino della nostra vita terrena per mostrarci cielo, per mostrarci paradiso, infatti ci ha portato a vedere paradiso, purgatorio e inferno, anche a modo speciale Jakov e Witzka li ha portato, anche a noi ci ha mostrato per dirci cielo c'è, ricordatevi, crescete qua nel pellegrinaggio verso la vita eterna. E questo è il messaggio più bello che la Madonna ha potuto dirci attraverso la sua presenza in mezzo a noi. Senti Maria, volevo, siccome io cito spesso quello che la Madonna ha detto il giorno dell'Annunciazione, 25 marzo, cioè ha detto dovete aprirvi a Dio perché Satana regna e vuol distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale vivete. Adesso la Madonna ha voluto in qualche modo dire il contrario in positivo. Alla fine del messaggio ha detto Dio vi ama e manda me per salvare le vostre vite e la terra sulla quale vivete. Cioè, se Satana cerca di distruggere le nostre vite e il pianeta sul quale viviamo, la Madonna è qui per salvare noi e il pianeta sul quale viviamo. Sarà la Madonna che ci salva e nient'altro da questo terribile pericolo di Satana sciolto dalle catene.
Ma noi siamo coscienti di questo già dall'inizio. Unica cosa, non siamo coscienti che possiamo collaborare. E la Madonna ci dice: siate le mie mani allungate, collaborate, aiutatemi, perché io voglio aiutarvi. E come la Madonna ha detto dall'inizio, pregate perché al momento quando pregate io posso aiutarvi. E là è il segreto. Se noi cominciamo a dare nostra parte, Dio farà la sua e tutto dipende da noi, ma siamo sicuri nel questo progetto che Dio ha verso, anche attraverso la presenza sua di la Madonna, Dio ci salverà e ci aiuterà. E io credo, come abbiamo vissuto tante ideologie che sono oggi passato, anche questo momento sarà passato. E Dio vincerà perché Dio è grande e misericordioso, ma anche quando c'è momento di fare la battaglia, è là. È pronto Certo. anche a fare la battaglia per le sue creature e per la terra su quale viviamo. Senti Maria, per concludere, siccome questo, cioè siamo il 25 settembre e abbiamo il mese di ottobre, che è il mese del Santo Rosario, anche perché è la Madonna di Fatima, no? E allora vorrei citare questa frase della Madonna. Cioè, affrontate, vincete Satana con il rosario in mano. Mi sembra un invito che dobbiamo fare a tutta, almeno tutta la grande famiglia di Maria, insomma, di rinnovare con forza in questo mese d'ottobre la preghiera del rosario. Quello che facciamo, io credo profondamente che dobbiamo farlo, è quello che facciamo, ma soprattutto anche con una visibilità. Io credo soprattutto oggi, invitandoci, quello che la Madonna all'inizio ha cominciato a creare, primi gruppi di preghiera. Che la Madonna dice, primo gruppo di preghiera deve essere la vostra famiglia. E la Madonna ci ha aiutato per creare quel piccolo altarino, quel piccolo spazio nella nostra casa dove possiamo pregare insieme con la nostra famiglia. Poi ha creato gruppi di preghiera. Io dico, più bel gruppo di preghiera sia la nostra famiglia e dove siamo più autentici, perché uno che prega e la famiglia è risposta. La famiglia è quell'amore, quel nucleo di amore. E io proprio in questo momento sto pensando a tante famiglie che sono nate, risuscitate attraverso Medjugorje, che erano separate, che erano nelle tante situazioni dove non si pregava, anche le famiglie buone, cattoliche, ma dove non c'era preghiera in mezzo. Andavano in chiesa, ma non più di tutto. La Madonna ci ha chiamato, cominciate a creare gruppi di preghiera. Se marito e moglie, tante volte la moglie da sola ha cominciato, poi ha coinvolto marito, figli. È diventata una preghiera e tantissimi, io mi ricordo dall'inizio, tantissimi hanno detto, ma noi con i nostri amici abbiamo cominciato, poi la casa è diventata piccola e sono andate in chiesa. E quello che la Madonna ha fatto con noi, quando è arrivato il comunismo e ci hanno proibito di andare sulla collina e abbiamo chiesto alla giusta, cosa dobbiamo fare? Lei ha detto andate nella chiesa, là sarete protetti. Che il Signore ascolta le nostre preghiere e che anche noi ci sentiamo nella Chiesa protetti. E io proprio voglio dirvi come auguri, auguri a tutti voi, che sentiamo la Chiesa e Dio la protezione proprio per noi, per la nostra vita, per la nostra famiglia e per il mondo intero. Davvero che sia la Chiesa quella che protegge non soltanto la vita, ma anche come la Madonna ha detto, anche il pianeta dove vivete. Benissimo, grazie Maria. Adesso concludiamo con la preghiera. Con tutto il cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'anima mia Mia magnifica il magnifica il Signore Signore, e e mio mio spirito spirito esulta esulta in in Dio, Dio mio mio Salvatore, Salvatore, perché ha perché ha guardato guardato l'umiltà della l'umiltà della sua sua serva. serva. D'ora D'ora in in poi poi tutte le tutte le generazioni mi generazioni mi chiameranno chiameranno beato. beata. Grandi Grandi cose ha cose ha fatto in fatto in me me onnipotente, onnipotente. e santo è il Santo è il suo suo nome. nome.
di generazione in generazione la sua misericordia, si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso superbi pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene affamati, ha rimandato ai ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e la terra. Per intercesso della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Grazie Maria di tutto cuore, ti raccomando che la grande famiglia di Maria e tutti i nostri malati e tutte le nostre persone sole. Con tutto cuore, siete sempre la grande famiglia di Radio Maria e nelle mie preghiere davanti alla Madonna per tutti voi e per tutte le persone che hanno bisogno della preghiera. A modo speciale preghiamo insieme quelli che sono allettati, le persone anziane, quelle persone che tante volte la Madonna ha detto sono pilastri delle nostre famiglie. Ecco, che questo prossimo mese sia mese davvero di profonda preghiera e ve lo auguro con tutto cuore, uniti con la corona di rosario per combattere tutti i mali, anche questa pandemia che c'è in giro, che il Signore ci dà la libertà attraverso l'intercessione della Madonna di ogni male, ma soprattutto di pandemia e del tutto quello che è conseguenza. Dio vi benedica a tutti, buonanotte. Buonanotte Maria, grazie.